sembrano tutte uguali. Ti appassionano le stelle, Ruri, eh? Eh sì, sono uno spettacolo affascinante. Però osservale bene, ognuna ha un suo volto. E io ti dico che sono tutte uguali, non c'è nessuna differenza. Per imparare a riconoscere le stelle e a distinguerle l'una dall'altra ci vogliono almeno 30 anni. Nonno, una stella cadente! Fammi vedere. Oh, cade proprio qui! Attenta! Ah! Si è fermata in cielo. Nonno, guarda quella sfera. Forse ci sta minacciando. Tieni sulle braccia, capirà che non gli vogliamo far del male. Oh. Oh. Voi, state a sentire. Finalmente riesco a capirlo. Oh, no, ho paura. Insomma, dove mi trovo? Sul pianeta Terra. Ma in quale punto della Terra? Sei in Giappone. Oh, questo è il Giappone? Esattamente la foresta di Tonkara. Ah, sì? Dov'è nascosta mia madre? Voglio saperlo! Oh, tua madre non la conosco, non lo so. Ah, mi sembrate brave persone. Mio padre ha detto che gli abitanti della Terra sono brave persone e che mi posso fidare di loro. Insomma, posso sapere chi sei tu? Io sono il principe stellare Jovin! Oh? Tu perché stai ridendo? Non ho mai sentito parlare di principi stellari, magari azzurri. Io sono da più di 30 anni che studio le stelle e non mi era mai capitato di sentir parlare di principi stellari. Allora voi studiate poco e male. Noi della stella stellare sapevamo della Terra da più di 100 milioni di anni. Si può sapere perché sei venuto sulla Terra? Perché la mia stella è stata assalita da un gran cattivaccio di nome Brunga e mio padre non è riuscito a respingere le orde dell'invasore. Di resistere, ma gli invasori erano più forti. Dopo che è successo? Riesco a immaginarlo. Tuo padre è stato fatto prigioniero da quel cattivaccio di Brunga, vero? All'ultimo momento mio padre fece salire me e mia madre a bordo di un'astronave perché fuggissimo dalla stella in fiamme. Stanno fuggendo! Blocchiamoli! I dischi da combattimento di Brunga colpirono la nostra astronave, ma io e mia madre riuscimmo a fuggire con le capsule di salvataggio. Da quel momento restammo separati. Mamma! Mamma! Dove
visto mia madre, ma so che è scesa da queste parti e che ha trovato un rifugio sicuro. Appena avrò ritrovato la mamma, ricomincerò a combattere contro il malvagio Brunga e ridarò la libertà alla Stella Stellare anche se mio padre non c'è più. Ora capisco. La tua missione è difficile. Mi installerò qui. La vostra casa sarà la base da cui organizzerò la ricerca di mia madre. Ti vuoi installare qua? Chi rappresenta quel ritratto? Quella è la mia mamma, ma è morta, mi ha lasciata sola. Mamma, mammina, mamma! Chobi! Lascialo andare, Ruri. Forse ha bisogno di restare un po' solo. Ce la faccio più. Ascoltate, il principe Chobin è ancora vivo. Si trova nascosto sulla terra. La Stella Stellare non potrà essere nostra finché il principe Chobin esisterà. Trovatelo e distruggetelo. È un pericolo per noi. Partite immediatamente! Io, il potente Brunga, voglio vedere le sue spoglie! Sguinzagliate i feroci robot cani! Avanti, miei sicari! Non abbiate pietà! Non sono cani veri, sembrano robot. Ah, quelli sono i feroci robot cani del crudele Brunga. Arrivo! Chobin, che fai? È molto pericoloso uscire di casa. Io sono il principe Chobin, non dimenticarlo. Non ho paura di affrontare quegli stupidi mostri. Eccomi! Eccomi! Venite avanti, bestiacce! Non ho paura di voi! Se mi lasciassi catturare e portare da Brunga, forse saprei dov'è mia madre. Oh! Chobin! Basta! Potete tornare nelle vostre tane. Mi sembra svenuto. Lo porteremo subito dal nostro signore Brunga. Mettilo nel sacco. Ah!
Brunga! Dite, dite, credete che sia... Credete che sia mangereccio, Sì, a mio parere questa curiosa creatura che io chiamerei mostriciattolo dovrebbe contenere tutte le vitamine dall'A alla Z e quindi dovrebbe essere molto nutriente. Non dire ranocchiate, sono il principe Chobin. Senti, il mostriciattolo dice di essere un principe. Oh, si può sapere come mai comprendi il nostro linguaggio? È molto semplice, con questa stella riesco a capire il linguaggio di chiunque. Non c'è molto da capire, vitamina. Noi vogliamo solo fare un ghiotto banchetto a tue spese.